il forno sotto casa probabilmente non ce lo potremo più permettere, perché quando i costi superano le entrate è la fine di un modello produttivo e distributivo. 8.000 imprese e oltre 20.000 posti di lavoro in Toscana sono a rischio se non arriveranno immediate misure contro il caro energia. È quanto emerge dall'osservatorio condotto da Format Research per Confcommercio Toscana. Su una scala da 1 a 100, il rapporto evidenzia che la fiducia nel futuro per le attività è scesa da 41 a 23. È importante che le istituzioni e il governo colga questo grido di allarme, perché da luglio abbiamo bollette stratosferiche che non riusciamo a onorare. Quindi una stagione straordinaria. Ma nel momento in cui i costi delle materie prime, delle fonti energetiche arrivano a questi livelli, è come correre e ritrovarsi sempre nello stesso punto. 3 imprese su 4, ben il 74%, nel settore commercio, turismo e servizi, hanno difficoltà a restare in piedi. La metà di loro ritiene insufficiente le misure prospettate per contenere il caro energia. Anche la nascita di nuove attività è cessata, anzi sono in crescita quelle che chiudono. È un allarme economico, sociale, che io spero che il governo e chi ha il potere intervenga immediatamente, non nel dare sussidi a noi. Noi vogliamo vivere con dignità del nostro lavoro, ma nel calmierare questi eccessi che stanno mettendo in difficoltà tutta la rete delle attività nel nostro paese.